Alla fine, dai ciel di Glasgow, sede scozzese del Summit internazionale sui cambiamenti climatici conclusosi nel weekend, si è alzata una foschia che opacizza il risultato dell'evento, perché il documento finale di sintesi è in parte un compromesso al ribasso, soprattutto sull'eliminazione del carbone come combustibile e sulla cosiddetta carbon neutrality, ovvero l'equilibrio tra produzione di gas a serra e la rimozione degli stessi dall'atmosfera, il cui impegno da parte dei grandi Stati non è stato rinnovato. Per questo la nebbia su Glasgow finisce per far apparire i grandi leader di Stato presenti in quella sede, molto distanti dalle sfide locali, comuni, quotidiane delle città o almeno di quelle occidentali. È qui infatti che spesso si trovano soluzioni anche innovative per contrastare i cambiamenti climatici in corso, dalle infrastrutture alla gestione dei rifiuti, dalle nuove tecnologie applicate all'industria o ai trasporti fino alla gestione del verde pubblico. Se dunque la priorità della sfera climatica appare solo parzialmente conciliabile con la politica altissima delle COP, potranno forse essere le polis, per usare un termine dell'antica Grecia, in cui le città-stato formulavano leggi basate su ordini universali, a fare la differenza. E la politica, come visione, troverà senso nell'espressione pratica piuttosto che nei grandi fondamenti teorici. In fondo, non abbiamo molta altra scelta.